Ciao a tutti. Allora, illuminata da questa luce divina, sono appena rientrata perché sono stata al Pandora Store di Orio Center. Perché? Sono iniziati i saldi da Pandora a mezzanotte di oggi, quindi stanotte a mezzanotte. Io sono andata in tempo perché Pandora ha un problema: nel momento in cui mette in sconto pochi pezzi, se tu tardi a comprare quello che vuoi, non trovi più niente. Io ho dato un'occhiata al sito e tramite il sito ho visto qualcosina che mi interessava e l'ho presa. Adesso vi faccio vedere. Allora, premetto che i bracciali non erano in sconto, ma io ho terminato i miei due bracciali, sono finiti questi qua. Quindi avevo bisogno del terzo bracciale e avevo pensato di prendere quello senza filettatura, perché le filettature obbligano a praticamente mettere le clip, che sono queste cose qua. Quindi io preferivo prendere quello senza filettatura e così ho fatto. Ho preso il bracciale senza filettatura, ho preso questo con la chiusura tonda classica, quindi la scritta Pandora, questo qua è senza filettature. Poi ho preso il gioiello luminoso viola, quello qua, voi lo vedete quanto brilla, il gioiello luminoso rosa con i fiori e il pendente con gli uccellini, eccolo qua. Metti a fuoco, vabbè. Cerco di farlo mettere a fuoco, ma non mette fuoco. Comunque, il pendente con gli uccellini. Questo è delizioso, veramente un amore. E quindi ho aderito alla promozione Pandora. L'unica cosa che mi piaceva, ma non c'era in store, era la farfalla luminosa. Quella purtroppo non l'avevano. Dovrei ordinarla sul sito, ma non ho voglia di aspettare le aree geologiche, perché quando il sito è intasato di ordini, si aspettano anche 10 giorni, 15 giorni. Io purtroppo tra 10 giorni parto, vado giù dai miei e quindi non avevo voglia di aspettare a impazzire. Da Orio Center ho preso anche due cose, alcune cose da Sephora e da Claire's, perché dovevo prendere la fascia per i capelli, quella per la skin care e il trucco, che okay, guardate che carina. È veramente un amore. E da Claire's, voi sapete, non so se sapete come funziona, prendi tre oggetti, ne paghi due, il meno caro lo hai gratis, quindi questa è venuta gratis praticamente. Ho preso due robe, una cosa che mi serve sempre, tipo i pennelli, questi pennelli occhi da sfumatura, due da sfumatura e uno da applicazione a lingua di gatto. E poi ho preso una cover. Guardate che carina col bradipo. Ecco qua, bradipino. In totale ho pagato 20 euro perché ho pagato quelle due robe e questa qua mi è venuta gratis. Poi da Sephora ho preso le maschere perché mi erano finite le maschere di Sephora. Io sono una dipendente delle maschere di Sephora, sono dipendente totalmente. Ho preso questa qui praticamente è una maschera peel off. Bagni questa polverina che vedete qui all'interno fino a qui, poi la applichi. Sono nuove, 3,90 euro. Tutte 3,90 euro le maschere di Sephora, nessuna esclusa. Poi ho preso la bubble mask, che per me è fondamentale. Due maschere capelli, una anticrespo fortificante al burro di karité. Poi ho preso quella al cocco, ovviamente. Poi ho preso una maschera piedi di queste qua, così la maschera questa qua in tessuto nera purificante e una maschera viso, sempre queste qua in tessuto perché per me sono fondamentali, questa defaticante antiossidante e una nutriente al cocco. Tutte 3,90 euro le maschere di Sephora. Io mi trovo divinamente con le maschere di Sephora, cioè per me sono il top del top, non c'è altro da dire. Peraltro ne faccio due a settimana, quindi immaginate quante maschere io utilizzo di Sephora, tantissime.
Ebbene, questo video è un video breve per farvi vedere i miei acquisti prima dei saldi, diciamo, perché io in questo centro commerciale in periodo di saldi non vado. Quindi l'unica cosa dei saldi che mi interessava erano le robe della Pandora, le ho prese e basta, perché non mi serve nient'altro in questo periodo, quindi vado così. Adesso mi struccherò perché comincio a tirare tutto. Tra l'altro ho fatto il trucco un po' a cavolo senza occhiali perché purtroppo in questo periodo non ho le lenti a contatto, con la palette che mi hanno mandato in regalo. L'illuminante è, lo vedete qua, luminosissimo, a parte che si è sbavato credo il mascara. Il mascara è abbastanza buono, l'ho provato, ma magari vi farò un video dopo su quei prodotti lì, sull'applicazione del correttore e tutto il resto, perché il correttore ancora non l'ho provato, quindi sto aspettando di fare un video proprio dedicato. Io vi saluto, vi ringrazio, al prossimo video, ciao!